Sostanziali modifiche alla viabilità cittadina a Capo d'Orlando sono state istituite con ordinanza in occasione della festa patronale in onore di Maria Santissima di domenica 21 e lunedì 22 ottobre. Saranno 205 le bancarelle degli ambulanti allestite in occasione della festa e dunque con ordinanza è stato istituito dalle ore 6 di domenica 21 alle 2 del mattino di martedì 23 il senso unico di marcia con direzione Mare Monte nella via Libertà tra il lungomare e l'incrocio con la 113 in contrada San Martino e il senso unico di marcia con direzione Monte Mare nella via Benefizio. Senso unico di marcia con direzione Palermo-Messina anche nella via Michelangelo e nella via Cordovena con direzione Mare Monte. Sarà vietato l'accesso nella via Tripoli secondo tronco, in via Capuana e in via Tripoli nel tratto compreso tra via Umberto e la chiesa Cristo Re e nella via del Fanciullo fino alla via Mancari. Con ordinanza è stato istituito anche il divieto di sosta a ambo i lati nella via Mancini tra via Piave e via Tripoli per consentire il transito all'ambulanza del 118 e l'inversione del senso di marcia nella via della Fonte tra via Colombo e via Libertà. Nelle giornate del 21 e 22 ottobre sarà poi vietato il transito in un tratto della via Terziera Marina e nella via Antonello da Messina. Nelle giornate della festa è stato poi sospeso il servizio di parcheggio a pagamento su tutto il territorio comunale, mentre la raccolta dei rifiuti porta a porta di lunedì 22 ottobre per quanto riguarda la frazione organica verrà effettuata nella giornata di martedì 23, contestualmente alla raccolta della plastica. In ogni caso, i rifiuti potranno essere conferiti nel centro comunale di raccolta di Contrada Pissi. Come già annunciato, inoltre, dopo un anno di pausa torna il Luna Park nell'area di Piazza Bontempo, che dovrebbe aprire già dalla serata di giovedì e resterà in funzione fino a martedì 23. Il Luna Park di Piazza Bontempo ospiterà le giostre e le attrazioni per ragazzi e adulti, mentre nella strada adiacente alla ferrovia troveranno posto le attività di fast food. In piazza Trifilò, invece, verranno allestite le giostre per bambini, secondo la planimetria redatta dall'ufficio tecnico comunale.